Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. È ora di cominciare a parlare del famoso software di cui vi parlavo per la stampante laser, anzi incisore laser. Ma prima di questo vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al mio canale, soprattutto a condividere questo video. Con questo video ho intenzione di risolvere quello che è il problema di configurazione per questo tipo di incisore che ha fatto andare di matto il sottoscritto per molto tempo. E per farlo la prima cosa da effettuare è l'aggiornamento di firmware della stampante, un po' perché deve far parte un po' della configurazione, anche perché in questo modo avremo il nostro dispositivo aggiornato. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è procurarci il software per effettuare l'upload che la Nager rende disponibile sul proprio sito. Attualmente sto usando la versione 3.7. Se vi serve il link me lo chiedete, al limite lo inserisco in descrizione. Ho messo la stampante sulla porta meno 4, è un po' indifferente la velocità per l'upload, lasciamo comunque al 58. Effetto la connessione, però ovviamente ricordatevi di accendere il vostro dispositivo. Adesso lui ci dà tre tipi di configurazioni che differiscono tra tutte e tre praticamente per la velocità di baud rate, così si legge in suo pratico in inglese. Io preferisco utilizzare sempre la versione quella lì da 115. Una volta fatta la scelta basta cliccare sul pulsantino e lui effettua praticamente l'aggiornamento e l'inserimento di parametri sopra il nostro dispositivo. Fatto questo possiamo praticamente chiudere il nostro programma, riavviare il dispositivo e lanciare finalmente l'applicazione di cui andremo a parlare. L'applicazione di cui andremo a parlare è Lightburn. Non andrò a fare altri video per spiegarvi come funziona questo programma perché è completamente in italiano e poi su YouTube ce ne sono tantissimi di spiegazioni come si usa, però vi dico che è di una semplicità che fa davvero paura e ha un costo davvero basso, andiamo su circa 30 euro perché a cambio dei dollari era 30-35 euro. È costantemente aggiornata, adesso io ho la versione 1.0.0.1, però so che dovrebbe uscire un'altra versione a più breve, andrò ad aggiornarla. Una caratteristica che ha questa rispetto al software di cui parlavo nel video precedente è che le librerie le dobbiamo creare noi, non ci sono di default, questo è vuoto. Questo, se volete, al limite vi allungo le librerie sul mio canale. Come configurare questo programma? Quindi andiamo su modifica e andiamo prima su impostazioni. Qui schermo e unità dovete praticamente abilitare le funzioni in questo modo. Vi raccomando, utilizzate questa funzione qui, millimetri e non, cioè millimetri min e non millimetri sec, perché queste sono le impostazioni per il laser a CO2. In questo caso noi stiamo utilizzando quello a diodo. Andando sulle impostazioni file dovreste praticamente impostarle in questo modo, però qui andiamo un po' sul personale, fate quello che volete, quello che più vi aggrada, non incide molto sulla funzione del laser, ma più che altro serve soltanto per migliorare l'aspetto estetico dell'applicazione. Fatto qui, andiamo su modifica, impostazione periferica. Ok, qui c'è praticamente un'opzione importante. In pratica il valore S massimo, che poi adesso però mi dico, ecco, la velocità di mandrina, beh, in questo caso parliamo della potenza del laser, deve essere messa a 1000. In default, quando l'ho installato questo software, trovate 250, che equivale a circa 25% della potenza del laser. Disponendo a 1000 otterrete il 100% della potenza del vostro laser, e qua dovete impostare la velocità di comunicazione con la stampante, che ho lasciato a 115 e 200. Adesso la modalità di trasferimento dei dati verso il nostro dispositivo, abbiamo sia quello sincrono che buffer. Io preferisco utilizzare il buffer, in questo modo sfrutto quella piccola memoria che si trova
dentro questo dispositivo e ho una certa continuità se ci sono degli sbalzi di tensione. Il come disporre praticamente il file d'origine, io lo metto in questo punto qua, se non vogliamo che a fine corsa la stampante va a sbattere verso la parte estrema, vedete questo qua è il punto zero, se lo vado a mettere qui lui riconoscerà un altro punto, questo qui, che poi è l'altra parte che lui riconosce all'opposto, non so perché, ma vede tutto il contrario praticamente questo dispositivo. La larghezza da impostare è 255, l'altezza 440, che sono le misure di questa stampante. Queste sono le impostazioni che dovete andare a mettere per questo tipo qua di stampante. Per il resto lasciamo così invariato. Metti qua, dice legge da controller, perché queste informazioni sono quelle che ci dà la Nager tramite l'operazione di aggiornamento di firmware che abbiamo fatto prima. Andiamo di nuovo su impostazione macchina, ecco qui, questi valori sono i valori di lettura della stampante, ovviamente la stampante è spenta, questa qui, questi valori non li vedete, scusatemi. Questi valori non vanno assolutamente toccati. Se vi piace smanettare potete fare quello che volete, però se andate a smanettare e a modificare questi valori, come vi dice anche la stessa società, è a vostro rischio e danno. In effetti è qua che commettevo l'errore, perché su YouTube o su web c'erano diversi consigli come mettere qui le impostazioni, non ho fatto che creare un sacco di problemi, ho rischiato anche di far rompere l'asse, perché il motore si muoveva in modo strano e assurdo e l'area di lavoro non corrispondeva a quella in cui vedevo qui sullo schermo. Quindi non mettete assolutamente le mani qui dentro, tanto questi valori vi saranno caricati in automatico sopra la stampante. Andiamo su questa sul laser e anche qui dobbiamo portare su posizione attuale e mettere il puntino sulla parte sinistra alta, sì, esatto, in modo che il laser parte sempre con punti di riferimento dallo zero. Detto questo, io vi ho semplificato davvero tantissimo. Ovviamente, come si fa a chiamare la periferica? Queste sono le porte abilitate in trasmissione, ricezione, che vi compariranno. Come ho detto prima, la mia è la COM 4. Come precaricare la stampante? Abbiamo due modi, ripeto, questo l'avevo dimenticato. Lo possiamo fare creandolo manualmente oppure importiamo dei dati, un profilo. Nel carico manuale, vedete, dobbiamo scegliere, vediamo solo un attimo essere sicuri, sì, questo qua GRBL, e qui andiamo a inserire praticamente tutti i dati della stampante. Se vi volete risparmiare questo passaggio, io già ho creato il profilo e questo qui pure ve lo lascio in descrizione. Dovete fare solo importa e rintracciare praticamente i file che vi darò. Per il resto è davvero semplicissimo. Come avete visto, non è difficile configurare il software. Se andate sul sito del software, praticamente non ne parla di come configurare questa stampante, visto che comunque è un modello comune come tanti gli altri. Si dovessero creare i profili per tutte le stampanti che stanno uscendo, io penso che anche loro avrebbero difficoltà a starci dietro. Ma anche la Nager non ne parla assolutamente. Infatti io, come vi ho detto inizio video, ho trovato molte difficoltà nel configurarlo, perché l'unica persona che ne parlava su come configurare questa stampante parlava del modello mini. Io soprattutto il sito era anche in inglese, nel cercare di capire come configurarlo davvero sono andato un po' da matti. Alla fine ci sono riuscito. L'unica cosa che vi suggerisco, se avete problemi di comunicazione con il software, probabilmente forse è andato storto qualcosa con la porta di comunicazione. Allora vi suggerisco di riaprire il programma per l'aggiornamento del firmware e rifare l'aggiornamento del firmware. Chiudete, riavviate il vostro dispositivo e richiamate il software per la stampa
e vedete che funziona. Detto questo, vi lascio a voi buona giornata, vi raccomando, condividete il video e se non l'avete fatto all'inizio video, iscrivetevi e lasciate un like.